Ciao, sono Tamara Lunger dell'Alto Adige. Di solito io scalo le montagne più alte, però in questi giorni mi trovo nel bellissimo Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise, che proprio quest'anno compie 100 anni. Quindi andremo alla scoperta della natura, degli animali, della cultura e del cibo e ci facciamo raccontare le storie delle persone che il parco vive ogni giorno. Venite con me! Questo parco è un po' speciale, perché? Perché non è un giardino, non è un territorio chiuso da recinti e cancelli dove gli alberi e gli animali vivono qui e basta, no, è un territorio dove all'interno esistono dei paesi, esistono dei centri abitati, esiste una popolazione che c'è qui da sempre. Non ho un ufficio, il mio ufficio sono le montagne, sono i boschi, il territorio. Quando iniziano a suonare le campane, soprattutto la sera, e i lupi iniziano a fare il concerto insieme alle campane, è qualcosa di spettacolare, una roba stupenda. Il parco non so per quale motivo, ma comunque da sempre ha custodito e conservato delle specie uniche al mondo. Tutti noi pensiamo all'orso bruno marsicano, ma in realtà il parco appunto all'inizio è nato per la conservazione del camoscio, il camoscio appenninico. Il parco si occupa soprattutto di mantenere degli habitat integri. Lavorare su specie animali molto spesso significa non lavorare sulla specie ma sull'habitat, ed è molto importante perché comunque per conservare l'orso bisogna conservare gli habitat, per conservare il camoscio bisogna conservare i pascoli d'alta quota. Qui il lavoro dell'uomo si vede in ogni angolo della natura e comunque, diciamo, nonostante tutto, l'uomo è riuscito a conservare il lupo, il camoscio, l'orso bruno marsicano e tante altre specie che in alcuni casi si trovano solo qua. L'uomo fa parte del paesaggio e quindi il concetto difficile da far passare è che le valli appunto è un patrimonio per entrambi, uomini e persone, e gli orsi stanno un po' riconquistando queste valli. Essere un guardiaparco vuol dire avere una responsabilità grande, perché abbiamo il compito principale, è quello di prevenire tutto ciò che può in qualche modo intaccare la natura. Non è più visto come un problema l'animale selvatico, grazie agli indennizzi viene visto come anche una risorsa, soprattutto per lo sviluppo di un turismo che mira proprio all'osservazione naturalistica e che può portare anche uno sviluppo economico in questi paesi che sono molto isolati e che vivono soprattutto di questo oggi. Il motivo principale della nostra esistenza è, cioè, sapersi rapportare con tutte queste persone che frequentano le montagne, perché il flusso è talmente aumentato da causare il disturbo degli animali protetti. Il parco è nato soprattutto per la salvaguardia dell'orso e del camoscio, e noi dobbiamo fare il possibile che questo avvenga. Cosa vuol dire per un parco avere 100 anni? Vuol dire avere tanta storia di rapporto uomo-natura, tanta storia del rapporto uomo-natura-cultura, tanta storia delle scienze applicate alla conservazione, tanta storia nei rapporti col territorio, un confronto continuo per affermare il ruolo dei parchi come presidio visibile del rapporto fra uomo e natura. Un altro bellissimo giorno oggi nel Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise, e oggi andremo alla scoperta della faggete vetusta e mi farò spiegare questo termine vetusta, perché io da bravo altoatesina non conosco. Andiamo!
le montagne alle mie spalle appartengono alla rete europea delle faggete vetuste, nome strano, nome che lascia pensare a qualcosa di vecchio, a qualcosa di stantio, ma no, è tutt'altro questo, sono boschi vivi, boschi caratterizzati dalla presenza di tutte le fasi del faggio, dalla piantina che sta a nascere fino all'albero vecchio decrepito che ha 560-570 anni. E questo ne fa un valore unico di queste faggete a livello europeo, non a livello italiano. Vetusto quindi non significa vecchio, vetusto significa vivo, vetusto significa boschi che poco risentono oggi di interventi dell'uomo che sicuramente ci sono stati. Per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise queste faggete vetuste si caratterizzano anche per la presenza di una componente faunistica che altre faggete non se lo possono permettere, una componente faunistica tipicamente forestale fatta di pipistrelli, fatta di picchi, fatta di orsi, fatta di martore, di gatti selvatici, di gufi e quant'altro. E questo è il valore aggiunto di queste faggete vetuste. Noi ce ne abbiamo ben 5 nel Parco Nazionale d'Abruzzo e siamo, e questo è giusto dirlo, siamo il paese, siamo il parco che ha le faggete più vecchie d'Europa. Faggete vetuste sono state riconosciute patrimonio UNESCO non di certo per la bellezza, non di certo per l'ingegno umano come potrebbe essere Firenze, come potrebbe essere Venezia, ma sono state riconosciute patrimonio UNESCO per l'integrità del ciclo biologico. Il riconoscimento delle faggete vetuste ci dice che qui abbiamo un ambiente, una natura particolarmente ricca e variegata, tanto è vero che ecco per esempio dal punto di vista floristico il parco ha oltre 2000 specie nel proprio territorio, quindi rappresentano un patrimonio e una ricchezza floristica enorme. Per me essere qua ed essere nel parco significa lavorare per il futuro, per le generazioni future, perché il lavoro che faccio io e che facciamo tutti quanti noi qua serve a conservare questi posti e a far sì che questi posti vengano trasmessi intatti alle generazioni che seguiranno. Io mi sento molto responsabile rispetto alle future generazioni e al futuro di questo posto. La conservazione non è un'attività statica, arrivi, hai finito. La conservazione della natura soprattutto, che è il divenire, cambia continuamente, quindi quello che è vero oggi, domani la natura è cambiata, un bosco non è mai uguale a se stesso, però uscire di casa e girare per il parco significa e sapere che questo è un posto dove cammini e magari non te ne accorgi, ti guardano orsi, lupi, cervi, dove qualunque ruscello in certe condizioni puoi tranquillamente bere e non ti succede nulla. Allora significa che c'è un posto dove l'uomo è riuscito a essere migliore di quello che riesce ad essere in tanti altri posti e questa è una grande, è da una parte una grande, come dire, un grande riconoscimento, dall'altro continua ad essere una grande sfida e quindi rilanciare continuamente l'idea della conservazione, non fine a se stessa, ma perché chiunque possa scendere dalla macchina e trovarsi in un piccolo paradiso. Siamo in località La Camosciara, è iconico perché in questo posto è nato il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Sono un allevatore, ci tengo a dire pecoraio, perché in Italia e anche in Abruzzo i pastori abruzzesi si chiamano i nostri cani, perciò la definizione di pastore potrebbe anche andare, però mi piace definirmi pecoraio. Sarebbe una cosa importantissima, pare un mio sogno, di riportare gente in questi paesini, perché purtroppo si sono spopolati. L'intenzione è di dire giovane, torna sul nostro territorio. Io,
o altri insieme, facendo una scuola, ti dirò come potrai fare a vivere in questi territori, senza distruggere niente, ma rispettando la natura e rispettando gli animali. Allora, io ho sentito che tu hai creato la Via dei Lupi. Sì. E di cosa si tratta? È un percorso, un trekking che da Tivoli, quindi non lontano da Roma, arriva fino al Parco Nazionale d'Abruzzo e fa un anello all'interno del parco per farlo conoscere bene. I due obiettivi per cui è stata ideata la Via dei Lupi sono promuovere appunto il territorio che attraversa con un turismo dolce, lento, come tutti i cammini. L'altra grande idea che sostiene la Via dei Lupi è quello di parlare del lupo. Siamo una piccola azienda agricola, ci è venuto in mente di coltivare piante aromatiche a 1200 metri. È un po' strano perché le piante aromatiche hanno bisogno di climi un po' più miti. Coltiviamo mente, elicriso, salvia, malva e tante altre ancora. È una cosa che voglio sottolineare che coltiviamo la genziana lutea, da cui richiamiamo il famoso liquore di genziana che in Abruzzo lo trovi un po' dappertutto. Non ti do la ricetta però perché è un segreto. Quindi. Il centro storico di Bisegna è del 1200, quindi sono secoli che c'è questo rapporto tra uomo e animale. Bisegna sta in una posizione tra il bosco e il bosco. Questa è la nostra prerogativa, essere solo donne e stare in mezzo alla natura. Penso che la cosa proprio ci ha arricchito in questi anni, sì, e ci ha anche unite, devo dire. Non solo nelle passeggiate montane, ma fa anche altre cose all'interno del paese in gruppo. Ed è la cosa più bella, perché per paesi piccoli come i nostri la comunità è importante. Quello che ci caratterizza è il legame profondo con questo territorio e il fatto di poterlo conoscere insieme, per questo è stata la grande scoperta, perché ognuna di noi ha aggiunto un pezzetto alla scoperta. Qui viviamo in modo piuttosto naturale. Nel passato questo paese era abitato quasi da 3.000 abitanti, oggi sono pochissimi, quindi a volte vedi tanti cervi e non incontri neanche una persona. Dal mio punto di vista vivo bene, vivo in un ambiente naturale dove è tutto abbastanza semplice. Ecco. Oggi un'altra bellissima giornata, siamo a Filignano, la parte del Molise, del Parco Nazionale Abruzzo-Lazio-Molise, e oggi facciamo un po' tutta la parte del Molise, quindi adesso siamo qua con i ciclisti che ci fanno vedere un po' le vecchie mulattiere, poi andiamo a Scapoli, andiamo a Castelnuovo al Volturno, andiamo a Castel San Vincenzo dove forse faremo un giro in canoa e poi anche Pizzone e Rocchetta al Volturno. Quindi sarà una giornata intensa, ma noi sempre felici di poter vedere la bellezza del Parco Nazionale. Quanti anni avranno questi sentieri? Questo era il sentiero principale che collegava Filignano con Pozzilli, con Venafro, quindi c'è sempre stato. Avete quanti chilometri? 130 chilometri di mulattiere abbiamo pulito in 12-13 anni. Questi sono i muri a secco che purtroppo si facevano prima, adesso non li sanno più fare. Io penso che ci hanno 200-300 anni. Sono Umberto Di Fiore, terza generazione della costruzione delle Zambogne di Scapoli. Sto continuando io con passione e per portare avanti la tradizione di Scapoli. E la Zambogna è uno strumento prettamente natalizio. Adesso c'è l'evoluzione che si può suonare anche con altri strumenti. Non vengono solo per
visitare il parco in sé per sé, è molto legato alla tradizione anche di suonare questi strumenti. Anticamente i pastori andavano a pascolare le pecore e il greggio o gli altri animali e suonavano questi strumenti. E faccio l'apicoltore qui in Molise, in Pizzone. Cioè, c'è veramente un sacco di roba buonissima per le api. È pieno di ogni ben di Dio qua. Sono entrate per gioco nella mia vita, ma senza non riuscire a stare. Hanno un suono proprio bello. Venite a prendere un caffè, io lo offro. Venite a prendere un caffè così vedete almeno che cosa significa lavorare in Appennino. Secondo me è una cosa estremamente interessante. Oggi ci troviamo nel terzo versante, il versante del Lazio, del Parco Nazionale. Abbiamo un clima e un ambiente vario ed è ideale per l'agricoltura. Questo posto si chiama le Case Marcegli, che sta per le Case di Marcello, che inizi 1600 aveva un asino, un bue e aveva la prima stanza che è la cucina, che attualmente è la cucina, e quindi era considerata una persona per l'epoca ricca, diciamo, agiata molto. E la casa è stata mandata sempre, diciamo, tramandata, e fino a oramai 15 anni fa era tutta mezza diroccata e mettevamo il fieno dentro, quindi veniva usata come fienile. Poi abbiamo deciso di ristrutturarla e di continuare in, diciamo, natura e agricoltura. Così come gli animali selvatici usano e viaggiano in questo territorio senza avere consapevolezza che stanno passando da una provincia all'altra, quindi c'è una percezione del territorio nella sua unità, allo stesso modo siamo noi, questo è l'approccio con cui ci confrontiamo con tutti gli altri, insomma. Siamo ormai una grande famiglia e quindi ecco, mercoledì Maurizio sarà qui per alcune, insomma, per fare alcune cose, e noi in continuazione andiamo di là, quindi si lavora insieme e questo è quello che ci piace fare. Il rapporto con gli animali prima di tutto e il rapporto con quello che è la parte, la natura in generale, quindi questa sorta di, posso dire, simbiosi tra mondo naturale, quello selvatico, e mondo, diciamo, domestico dell'animale, dell'allevamento, e poi tutto il rapporto che c'è con i territori e con il parco. Quest'anno ci occuperemo dell'educazione ambientale per questo progetto sugli insetti impollinatori, e oltre a questo sono una guida di montagna, un educatore ambientale e un interprete ambientale, quindi ci occupiamo di far fare alle persone delle esperienze attive, diciamo, sul territorio. Cioè, è possibile andare in natura, ma bisogna andarci in un modo rispettoso. È importante ovviamente il turismo per queste aree interne, a volte è quasi sopravvivenza. Il mio lavoro si svolge dalla mattina presto con la mungitura delle capre, e poi la lavorazione del formaggio che dura dalle 5-6 ore, e poi al negozio ci sarà la vendita direttamente al dettaglio. Perché i nostri territori comunque sono fatti di tradizioni, sono fatti di prodotti tipici, e quindi chi come noi, che ancora ci crede e continua comunque a produrli, penso che sia comunque qualcosa che possa portare a interessi da parte di entrambi. I torroncini sono la nostra specialità e sono il dolce tipico alvitano per eccellenza, però ci dedichiamo anche a altri prodotti, non so, più pasquali come le colombe o le pigne, queste cose qui, e siamo particolarmente conosciuti anche per le nostre torte, che sono molto particolari. La nostra famiglia quindi lavora qui da 33 anni, dove è un miele del Parco Nazionale d'Abruzzo. È tutto fatto a mano, quindi è molto lavorato. Questo lavoro, se non c'hai la passione, lasci stare. Anche il cambiamento climatico che avviene, che si sente, insomma, anche
nella raccolta dei tartufi, insomma, perché comunque il tartufo non è come coltivare, non lo so, un pomodoro, un altro ortaggio. Lui deve fare tutto da solo. Può essere catalogato come un formaggio naturale, poi lo chiamo io selvaggio, perché nasce comunque da ambienti così naturali e selvaggi, quindi un'alimentazione naturale degli animali. Benvenuto al parco e a Pisnisco. È un, è un'isola, un'isola da cui tutto può nascere, tutto può crescere, quindi è, la, è un po' il porto felice della, della natura, ne abbiamo bisogno. Io sono nata con il parco e per me è la normalità, cioè non ci sarebbe il mio paese senza il parco, non ci sarebbe la mia casa senza il parco, io mi affaccio e guardo i lupi nella piana. Guardo gli alberi nel passare delle stagioni, li vedo far cadere le foglie in autunno e rimetterle in primavera. Scandisce un po' la mia vita. Posso prendere a prestito una canzone di Battiato, Vedo in qui le mie radici. Per me essere qua ed essere nel parco significa lavorare per il futuro, per le generazioni future. Il parco siamo noi, nel senso lo vedete benissimo, Bisegna sta in una posizione tra il bosco e il bosco e chiaramente chi tantissimi anni fa ha avuto l'idea di salvaguardare queste aree ha avuto diciamo una visione abbastanza lontana, per cui ha capito che andava salvaguardato questo spazio, in particolar modo l'Orso Bruno Marsicano, e questo è il parco. Il futuro di questo posto è sicuramente determinato dall'impegno che metteremo tutti per farlo sopravvivere. Amo immensamente questo posto. Io vedo molto il parco come il laboratorio dello sviluppo sostenibile. Il parco per me è una scelta di vita profonda. Il parco è casa mia. Sento tutto questo territorio come casa mia e quindi come la mia casa deve essere curata e rispettata da me in prima persona, ma poi da tutti quanti gli altri. Per me il parco è, non voglio dire tutto, però è il mio lavoro, è il mio mondo. È la mia vita, è quello che, non so, che mi permette di stare in questo posto e che mi spinge a fare sempre tante cose, sempre in relazione tra i due mondi che spesso vengono considerati separati. Il parco, vabbè, per me, parco inteso come montagna e natura, per me è stato tutto e la vita mia è andata col parco, ho camminato insieme all'orso, al camoscio. Per me il parco è tutto, cioè sono 20 anni che lavoro al parco, è la ragione diciamo di vita, nel senso che comunque per me non è solo un lavoro, è qualcosa di più.